Allora, questi sono gli scatti audaci di Chiara Ferragni sta Santo a St. Moritz. Allora, che un uomo si metta in mostra con una donna ci può stare, la manifestazione dell'ego, la ripicca, adesso mettiamo le foto su Facebook come ripicca, no? Ripicca magari nei confronti di una ragazza che mi ha... Adesso nel mio caso una donna, però nel caso di un uomo, teoricamente, di una ragazza che mi ha lasciato, quindi manifestazione dell'ego, metto in mostra no? Le mie doti, no? Da conquistador, no? Oppure il playboy che mette in mostra i baci con tutte le sue donne in discoteca. E questo ci sta. Ma una donna che si mette in mostra in questo modo per sponsorizzare il perizoma, ok? Beh, insomma, facciamoci delle domande, signori, a questo punto. Perché se lo fai con questa nonchalance, con il tuo uomo, vuol dire che lo fai con tutti. Vuol dire che lo fai con tutti. È palese, perché non c'è una manifestazione del pudore, non c'è una manifestazione dell'intimità, non c'è la manifestazione del privato. Cioè, qui siamo andati oltre il pubblico, ma è gravissimo che lo faccia una donna. Peraltro una donna che spolvera il femminismo ovunque. Questo è quanto, capito? Altro che cecchettin, qua siamo oltre i confini del trash. Però allora la reputazione di questa Chiara mi è crollata sotto i piedi, cioè molto meglio quelle dei viali di Bologna, ma mo immensamente meglio. Almeno quelle lì sono sfruttate davvero, ok? Oppure quelle di OF, anche quelle lì, beh, poverine, lo fanno per racimolare qualche soldo, ma i soldi della domenica, questa è proprio una poveretta, mi fa quasi pena.